Potrebbe scattare da martedì la chiusura della via di accesso a località San Marco, l'utilizzo come arteria alternativa della via Vassallo, a cui si accederà dalla provinciale 76, l'inizio della vecchia strada per Menfi, tanto per intenderci, che permetterà di bypassare la via principale. Non c'è ancora la matematica certezza della data perché prima di chiudere la strada bisogna migliorare, rendere transitabile quell'alternativa. Al momento la via Vassallo è tutt'altro che una strada transitabile. Ieri era stata emanata l'ordinanza, poi però gli abitanti di San Marco hanno evidenziato che lo stato della strada alternativa non è al momento ancora in condizione di poter... Ospitare il flusso alternativo? Praticamente in quell'ordinanza c'era scritto che previa sistemazione della via Casello Vassallo la strada poteva essere eh, diciamo, eh, fruita solo se veniva sistemata dall'impresa. Mm. Io nel tardo pomeriggio di ieri e anche stamattina con la Polizia Municipale abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo verificato che è impossibile in questo momento transitare e abbiamo avuto l'impegno da parte dell'impresa che lunedì mattina. Sistemeranno questa via Casello Passallo, così per come ci eravamo detti anche un mese fa, quindi, diciamo, non è una novità degli ultimi giorni. Se sarà a posto, per come diciamo noi, eh, almeno ha diciamo, una transitabilità diciamo, adeguata e allora sì che martedì verrà chiusa la strada San Marco. Dal momento dell'interruzione del traffico ci vorranno quattro settimane per ripristinare la precedente viabilità. Lì c'è il problema della ditta che aveva annunciato che il 30 settembre si sarebbe fermata. Adesso come stanno le cose? Hanno ricevuto lo stato di avanzamento dei lavori la ditta? E sono ancora in forte difficoltà perché ad oggi sono più di un milione di euro che debbano, devono ricevere dalla struttura commissariale, quindi diciamo non si è fatto... Tanto. Insomma, l'azienda comunque è solida perché pur essendo creditrice di un milione, sta continuando a fare lavorare i suoi operai. Sì, sì, un'impresa che ha tanti altri lavori simili. E però non è, non è normale che non riceva. Eh, chiaramente non può andare sempre al rischio di impresa perché qualcuno, dopo un mese e mezzo, non ha ancora preso in mano le carte. Ecco, Il abbiamo... rischio che si fermano, c'è ancora? Ci potrebbe pure essere perché chiaramente più si va avanti, più sono gli investimenti che l'impresa sta facendo, ovviamente per portare avanti i lavori perché hanno dei tempi rigidi. E a questo aggiungo che è in corso già da almeno dieci giorni eh, gli asfalti su via San Marco, eh, c'è stata qualche interrogazione di, di un consigliere comunale ma i lavori erano già iniziati prima che... Dell'interrogazione di un consigliere. Lavori del PARF che purtroppo non interesseranno il versante ovest della Foggia. Questo è un vero peccato, però. Sì, di... questo è un vero peccato e devo dire che Ma io personalmente. Ricordiamo che si è tentato di Sì, si è tentato più recuperare. volte, Così come Contrada Carbone, sono mm. due, penso, deficienze di questo progetto. Il progetto non è un progetto di oggi, è un progetto che viene almeno dal 2012. Probabilmente non ci è dato troppo peso negli anni passati perché magari si credeva che rimaneva un progetto, però se noi dobbiamo togliere i reflui dai nostri mari, chiaramente tutta la fascia costiera dovrebbe beneficiare della rete fognaria. Questo è, deve servire da esperienza perché questi progetti devono essere guardati non quando c'è l'esecuzione dei lavori, perché si può fare ben poca cosa, ma bisogna guardarli molto tempo addietro. Interventi necessari, capisco i disagi, ma bisogna pensare ai benefici che questi interventi produrranno, dice Fisco. Questi lavori probabilmente, i benefici di questi lavori, li vedremo noi tra tanti anni, tra 5-6 anni almeno, però io invito a tutti quanti a capire che questi disagi sono dovuti per una giusta causa. Abbiamo approfittato dell'occasione per chiedere al vice sindaco notizie sul ritorno a doppio senso di circolazione in via Lione e via Pompei. Su via Lioni ci sono state altre difficoltà per segnaletica e altra roba, ma lunedì mattina l'impresa deve finire i lavori e speriamo già lunedì pomeriggio, ma se non dovesse essere così, martedì mattina riapriremo il transito.